grazie di essere qui con me oggi. Mi è stato chiesto di spendere due parole sull'equipaggiamento invernale. È un concetto molto ampio che oggi esplicito prendendo come spunto l'attività che mi vede impegnato con mio figlio e del ritrovato gruppo di alpinismo classico. Non ho alcuna presunzione di completezza e per evitare che qualcuno si faccia male per emulazione o uso improprio di ciò che potrò dire, non fornirò dettagli sull'utilizzo specifico delle attrezzature, ne darò indicazioni sulle manovre di corda, sulle tecniche di progressione, di assicurazione, di recupero da crepacci. Questo perché penso che queste abilità si debbano acquisire sotto la guida di persone competenti, quindi suggerisco di contattare la sezione CAI più vicina che abbia annesso a una scuola di alpinismo. E adesso veniamo alla domanda del giorno, cioè a quale attività invernale ti riferisci? Mi riferisco all'alpinismo classico, quindi via alpine su misto, traversate con racchette da neve o con catenamenti di cime tramite ghiacciai, con possibili pernottamenti in bivacchi. Dunque, proprio per la varietà delle uscite presenterò molta attrezzatura, ma vorrei che fosse chiaro che non ce la portiamo dietro ogni volta, eh? La scalabilità governa le scelte e occorre capire a priori cosa potrà servire e cosa rappresenterà un peso inutile. E per quale motivo esprimo un pensiero così scontato? Lo faccio solo per evitare che qualcuno scriva la solita battuta sul fatto che tutto il materiale che presento potrebbe servire per una spedizione sull'Everest, solo questo. Il primo elemento è uno zaino, idoneo all'attività alpina, impermeabile e dotato di portamateriali, più o meno tra i 35 e i 40 litri di capacità. Direi dotato di cerniere laterali per l'accesso rapido e stringhe di compressione che sono utili a ridurre l'ingombro quando lo zaino non è pieno. Passando alle attrezzature, qui abbiamo allora scarponi rigidi, tecnici, comodi ma soprattutto della giusta misura e devono essere provati con le calze idonee al loro utilizzo prima dell'acquisto. E poi eccole qua, le ghette che impediscono a neve o acqua di infiltrarsi all'interno degli scarponi e proteggono i pantaloni dalle punte dei ramponi, che è molto facile ramponarsi i pantaloni mentre si progredisce. Dunque queste sono le racchette da neve e le bacchette telescopiche. E questi qui sono i ramponi da ghiaccio. Ah, giusto, per questi occorre fare attenzione in fase d'acquisto che siano muniti di antizoccolo, detto anti-bot tecnicamente parlando, e servono ad evitare che la neve si accumuli tra i denti e la suola e impedendo la presa. Se questo accade, al posto dei ramponi ci si trova con delle slitte ai piedi. Dunque questa poi c'è la piccozza munita di becca e paletta per gradinare. E infine abbiamo la sonda e la pala. Ecco qui gli scarponi e la protezione delle ghette, abbinati a racchette e bacchette telescopiche, sono lo strumento più efficace per lunghi spostamenti sulla neve. Piedi asciutti, uguale nessun congelamento. E dunque ciaspole se ne trovano per tutte le tasche. Mi permetto di suggerire l'acquisto di quelle munite di cricchetto, con dispositivo di sgancio rapido e molla di battuta da usare durante le progressioni in salita. Oltre 27 gradi di pendenza, i sacri testi dell'alpinismo classico suggeriscono di procedere con i ramponi e in questo contesto la piccozza rappresenta senza alcun dubbio un elemento di sicurezza che non va assolutamente sottovalutato. E quando la pendenza invece è più sostenuta, e qui intendo oltre 45 gradi, spesso una o due piccozze in appoggio aiutano, mentre per pendenze superiori a 50 gradi si ricorre alla tecnica definita piolet traction, che sfrutta due piccozze. La piccozza va a sostituire quindi i bastoncini su forti pendenze, no? E si dimostra un elemento indispensabile in caso di scivoloni, dove è necessario effettuare la manovra di autoarresto con la becca. Le immagini che vedete scorrere rendono l'idea di cosa possa fare una buona piccozza purché la si sappia usare. Tenete presente che questo del filmato è un ambiente controllato, si tratta di un esercizio. La situazione sul campo potrebbe essere più drammatica, per questo motivo certi attrezzi non possono assolutamente mancare. E le piccozze servono anche per predisporre ancoraggi a corpo morto,
utili ad esempio per predisporre punti di aggancio per paranchi. E la piccozza torna utile anche per cose più frivole, in questo caso come supporto per apparecchi fotografici, per farsi autoscatti o foto di gruppo. In questo caso sono ricorso a un minimo di fai da te e ho reperito una vite a passo fotografico assieme a un dado. Ho creato un foro in un tubo di plastica ed ho fissato il mio perno filettato. E quando voglio scattare delle foto, incastro il tubo nella becca, avvito la compatta. Costo di questo crocco? 20 centesimi di euro e 10 minuti di lavoro, non di più. La sonda e la pala servono per le operazioni di soccorso, ma non solo. E in caso di improvviso maltempo e assenza di ricoveri fissi, con la sonda si verifica lo spessore del manto nevoso e quindi la pala permette di scavare un riparo di fortuna o realizzare un quinze, cioè un riparo di cui ho già parlato in un precedente video. E la parte della realizzazione di rifugi in ambiente controllato durante le esercitazioni. In 30 anni di attività all'aperto non mi è mai capitato di dover ricorrere a questo espediente, ma comunque rimane sempre una possibilità molto reale. Qui ho raccolto bussola, altimetro, una carta topografica 1:25.000 e il mio orologio multifunzioni in grado di operare come altimetro, barometro e bussola. Dunque l'utilità di questi oggetti è ben nota, ma esistono comunque diverse scuole di pensiero su questi dispositivi e noi non sempre li utilizziamo. Diciamo che la nostra compagna di cordata porta sempre con sé un bel GPS e a onor del vero è tornato utile su un ghiacciaio quando è salita la nebbia. Lo strumento ci ha fatto percorrere comunque a ritroso lo stesso percorso compiuto all'andata. Io non lo saprei usare, ma lei l'aveva impostato bene e ha funzionato molto molto egregiamente. Dunque, qui abbiamo una corda randò da 30 metri, una mezza corda da 60 metri, da 8,2 mm, un po' di cordini, il cordino di svincolo, le fettucce, un imbrago, un po' di moschettoni, un chiodo da ghiaccio, un po' di rinvii, dei friend e dei nut. Qui mi devo ripetere, deve essere chiaro che questa attrezzatura o parte di essa è utile e quindi la si porta in base all'uscita prevista, cioè solo quando si prevedono percorsi su ghiaccio e misto, lungo passaggi esposti, qualora sia necessario progredire in conserva. Oppure sia necessario allestire soste, piazzare corde fisse, che so io, sussista la possibilità di dover effettuare manovre di autoassicurazione, sì, realizzare paranchi per interventi di recupero da crepaccio, predisporre discese in doppia, ricorrendo ad esempio al metodo Abalakov o al famigerato fungo di neve. Al di là di questo mero elenco, no, che è inteso a giustificare almeno in parte la presenza del materiale, tutti i membri del gruppo sono a perfetta conoscenza delle manovre e delle tecniche che ho indicato e le sanno mettere in pratica, anche perché l'approssimazione in montagna, specie in condizioni invernali, mette a repentaglio la vita delle persone. Uno può avere anche una tonnellata di materiale, ma se non lo sa usare, non serve assolutamente a nulla. Tutta questa ferramenta, quando è compresa nella dotazione, è agganciata all'imbrago. Pertanto non occupa certo del posto nello zaino, escludendo ciò che è strettamente individuale, tutto quello che sarà di uso comune è suddiviso equamente tra i membri del gruppo, perché comunque il peso si fa sentire, specie dopo ore di camminata in quota. Diciamo che solo quando il primo di cordata apre la via, che deve essere protetta, prende in carico il materiale che ritiene utile per attrezzare il percorso. La corda, quella lunga da 60 metri che pesa, non tanto ma pesa, quando non si è legata in conserva la si porta a turno sul groppone. E siamo al capitolo vestiario oggetti di varie utilità. Dunque, qui sì, c'è la coperta termica e questa serve per coprire un eventuale infortunato. Oppure come blando isolante per una notte al ghiaccio e in un rifugio improvvisato. Per fortuna non l'abbiamo mai utilizzata. Poi qua, ah sì, la crema solare liquida, protezione 50, e gli occhiali da ghiacciaio. Questi prevengono sia le ustioni che l'oftalmia da neve. Allora, per intenderci, con l'oftalmia da neve non si vede più niente, ma dico niente, assolutamente niente. A questo si aggiungono dolori e lacrimazione intensa, come se si avesse costantemente della sabbia negli occhi. Se
Se si dovessero perdere gli occhiali, e potrebbe anche capitare per un volo o per distrazione, è necessario realizzare almeno una mascherina come quella che ho fatto costruire a mio figlio durante un'esercitazione all'inizio della primavera scorsa su un ovaio sicuro. Se è il caso, si sacrifica anche una striscia di mappa, pur di salvaguardare la vista, mi raccomando. Nello zaino è sempre opportuno avere indumenti di ricambio, in special modo per quanto riguarda berretti, calze e guanti. Se ne parla poco, lo so, ma l'igiene specifico a cui si è abituati nella vita da civili, chiamiamolo così, passa in un secondo piano. Di fatto, sovente l'acqua disponibile è appena sufficiente tanto per idratarsi. E per un paio di giorni si deve fare a meno di pulizie profonde o cambi d'abito, e quindi l'odore di umidità che si respira nei bivacchi oppure in auto a rientro fa parte del gioco, ben inteso, eh? Questo è una cosa da mettere in conto. E dunque sì, non mi dilungo sulla necessità dei fazzoletti di carta o di un piccolo rotolo di carta igienica, ma se siete regolari di intestino, la loro utilità verrà presto alla luce. Per quanto riguarda il vestiario vero e proprio, negli ultimi anni la tecnologia, devo dire che ha migliorato di molto la qualità dei tessuti, sia naturali che sintetici. Comunque, al di là delle preferenze personali, il classico consiglio per un periodo invernale è quello di vestirsi a strati o a cipolla, come si dice, no? Scegliendo opportunamente i materiali. Dunque, per fare un esempio, possiamo usare pantaloni tecnici elasticizzati più eventuali leggings termici. Per la parte alta del corpo, direi un primo strato a contatto con la pelle di cotone o Meraclon, che è un tessuto sintetico. Il secondo strato a bassa termogenicità, formato, cioè un tessuto in cotone o lana. Un terzo strato che offre un buon isolamento termico, che può essere un pile o similare. E poi il quarto strato impermeabile o antivento, normalmente in Gore-Tex, e qui uno si fa un mutuo per comprarsi un guscio. Direi nessun indumento aggiuntivo nello zaino, eh? Abbiamo tutto addosso. Proprio per questo è sempre bene non farsi prendere dalla pigrizia e via via spogliarsi e vestirsi a seconda delle condizioni climatiche e dell'attività fisica. Si riduce un po' l'odore che possono prendere gli indumenti man mano che si suda, no? Perché anche comunque in inverno, camminando sulla neve o scalando, si suda parecchio. Il saccapelo, non sempre è indispensabile. Molti bivacchi sono forniti di coperte, con materassi si dorme anche vestiti in genere. E, per conoscere la dotazione del bivacco mi informo sempre al CAI di competenza, no? E solo se sussiste il rischio di una notte in rifugio improvvisato di emergenza, allora mi porto, ci portiamo dietro il sacco a pelo, no? E questo però sappiamo benissimo che occupa parecchio spazio nello zaino, comunque se non se ne può fare a meno, si sacrifica lo spazio, non c'è niente da fare. Eh sì, in questa sezione voglio includere anche il casco. Troppi ne fanno a meno, perché pensano di essere immuni agli infortuni o perché si vergognano. L'incidente alla testa, un trauma è sempre dietro l'angolo, può capitare qualunque cosa, è meglio avere il casco che rimpiangere poi la salute più avanti. La torcia frontale deve essere sempre presente, perché spesso c'è il rischio di rientrare al campo base o giungere al bivacco all'imbrunire. E nei bivacchi di solito, tranne alcune rarissime eccezioni, non c'è energia elettrica. E proprio per questo, se sappiamo dove pernottare, una candela stearica per gruppo l'abbiamo sempre. Questo serve ad avere una fonte luminosa notturna costante, specie durante la cena, e questa formazione mi porta a parlare del capitolo cibo. La questione cibo era portata alla durata dell'uscita, al peso che si vuole sostenere e alle reali necessità personali. Comunque è un aspetto estremamente soggettivo. E se si pernotta alle alte quote, in genere il cibo non è facilmente digeribile. Personalmente mangio pochissimo sopra i 3500 metri, ma non faccio test, ok? Se l'uscita è ben pianificata, non rimaniamo in bivacco più di una notte. Si può indicativamente stimare, che per un giorno servano più o meno mezzo chilo di gas e circa 750 grammi di viveri a testa. Per viveri intendo zuppe, tortellini secchi da fare in brodo per cena, con un brodo vegetale o di carne, quello che si vuole, galette dolci e salate, bustine di tè, cioccolata per colazione, spuntini. Ahimè, con pernotto si deve prendere in considerazione la necessità di termos, pentolini, bicchieri di metallo, fornelletto, posate.
E insomma, è altro peso, ma sempre suddiviso comunque tra i membri del gruppo, a meno che uno non abbia intenzione di farsi una scalata in solitaria. Buon per lui. E dunque il termos è sempre colmo di tè caldo per la notte e rabboccato al mattino per la giornata, perché qualcosa di caldo veramente quando fa freddo, soprattutto in montagna, fa sempre molto molto piacere. E questo è un suggerimento personale, però non è detto che faccia testo. Se fondo la neve con il fornello per avere una scorta di acqua, in genere aggiungo una bustina di sali minerali, perché la neve sciolta è come acqua distillata e non fa propriamente bene. Va bene, adesso finisco con il pronto soccorso. Questa è una piccola sacca da pronto soccorso che contiene bende, cerotti, farmaci di prima necessità e ormai conosciamo le nostre esigenze individuali. Nessuno manifesta intolleranze specifiche, quindi io porto analgesici, antidolorifici, antistaminici, corticosteroidi a basso dosaggio e alcune monodosi di collirio. E comunque, a parte lenire un po' di mal di testa, non c'è stato di altra utilità. Ma la sfiga non si annuncia e quindi il pacchetto per tutto il gruppo lo portiamo sempre. Qui mi ripeto, ma a meno che non siate dei medici, evitate il fai da te. Alcuni farmaci hanno effetti collaterali potenzialmente letali su individui predisposti, quindi occhio alla pelle. E con questo concluso, vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento a un prossimo video.